太优。嗯 ，OK。好了。Sì, sì, 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 sì. Stavo pensando a cosa fare, ma tanto cosa fare? Evocare. E poi evocare. Curetta su di te. E poi diamo una pizza a uno dei cosi, dei cani. Che male, non fa. Mazza, io ho fatto 2 danni letteralmente. Bellissimo. It's a masterpiece. Il cagnetto lo blocchiamo. Un totem che slowa. Ah oui. Bello fastidioso. Ah, spell counter. Però un'altra spell l'ha tirata lo stesso. E pure ha buttato per terra. Sì. Minchia, quanti totem facciamo comunque con questo DLC? Oh, guarda lì. Ah, gli ha colpito te. Totem Land. Grazie. E ha anche riso il tuo vigilio dopo avermi tirato una freccia nella schiena. Metto qua. Ivan. È vero, io non ho evocato lo sgancio magico. Oh. Mamma mia, che cartella! Oh. Quello perché l'ho pietrificato, se no era capace che ti tirava un'altra cartella l'altro cagnetto e morivi pure. Allegro. Allegria. Vabbè, vabbè, tanto deve fare il turno al mago, non ti preoccupi. Don't preoccupa, don't preoccupa. Invece preoccupa perché sei troppo lontano. Vabbè, fa niente, anche vado invisibru e quel cazzo. Ma c'ha prima il turno il magister. Beh, vabbè, no, Idris che è quello che è stordito. E dopo però c'è l'arcio. Sì, ma prima ci stai tu. Quindi dovrebbe essere tranquilla in teoria. Onesto, quello è stordito, mo tu c'hai tutto il tempo di scomparire. Ma con la pioggia non posso scomparire. Beh, scusa, no, col fuoco non puoi, pure con la pioggia? Sì. Non credevo che con la pioggia non potessi scomparire. Ma martelli si è dato? Non lo so. Non ci è più martellino. A posto, fissato il problema. Aia. Poi abbiamo i pericolosi doppio doggos che sono nemici giurati della faccenda. Qua bella sta staffata. Bella sta staffata. Il famicerato doppio doggo, famicerato proprio. Ma però erano frizzati, quindi hanno skippato il turno sto giro, buoni.
Sai che non ci avevo fatto caso all'effetto del freeze, pensavo solo di averli bagnati. Solo di aver fatto i cani bagnati. Ti piacciono a te, Crio, i cani bagnati? Yummy. Non sapevo che ti piacevano. Il cane gallo. Cazzo di furri. Non sapevo che eri un furri. Oh wow. Raur. Allora, full buffiamo sto sgancio man. Ma appena è il turno dello sgancio faccio una way che trincio tutto. Trincio tutto. Facciamo pure questo, aiutiamo un po' di più. Un po' di danni in più. Un po' di curette in più. Stiamo a posto, sì. Vai sgancio man. Danni away, danni away. Dai! C'è quel cane che sta? Quanto sta? Tipo 3 HP. A 21 HP. Maledissiaune. Dai che lo fai secco. Maledissiao. Maledissiao. A proposito di maledissiao, c'ho un collega io che è portoghese. O meglio, che è francese, però sta in Portogallo. Fatto vedere un po' di. Nato in Francia che vive no, in no, no, è proprio un francese che se n'è andato in Portogallo. Sta in un posto che GG, cioè, tipo, non lo so, sta accanto a un parco naturale, ci ha mandato certe foto, ho detto ok. Ok. Portogallo spigne, è un bel paese. Infatti è un posto da andare a visitare prima o poi. Andate a visitare il Portogallo. Questo mo muore. Non è vero, non è vero. Sopravvive. E non è vero, non è vero. Perché lo sgancio risolve tutto. Sai che mi sa livelliamo con sto fight? Credo, con questo o col prossimo. Soprattutto che è sta roba al cerchio del coso. Del topo. Totemino ad hoc. No, ok, ci manca ancora un pochino per livellare. Idris. Mamma che palle ste cose che te ne mettono. C'è nella barra ogni volta. Chissà se con le ossa. Aspetta un po', aspetta un po'. Che le ossa danno l'armatura fisica. Ma posso consumare le ossa? Mangiatele. What? No, c'avevo il mortaio e il pestello e posso fare combina, poi ci metto l'osso, secondo me viene fuori qualcosa. Vediamo un po', trickete, 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 infatti è venuta fuori la polvere d'ossa, un mucchietto di polvere d'ossa. Se ascolti bene, puoi giurare di sentirla sussurrare tragici racconti riguardo le sue origini. Mettila nel fondo dello zaino, nessuno vuole sentire questa roba. Abbiamo scoperto come si fa la polvere d'ossa. Vieni un po' qua. Tu ricordi qua, sì. Tu ricordi, signo? Ah, sì, me lo ricordo. Ci proviamo? Proviamoci. A fisherman stares at the water, muttering to himself. Questo è un pescatore che è un pirla. Ah, però vende un libro vuoto da idrosofista. È un pirla che, mi ricordo la storia, si era perso l'anello della moglie. O era la sua di fede? La sua. Infatti, la moglie mi ucciderà, ma aprirà una seconda bocca in mezzo al collo. In mezzo al? Al collo, al collo. Detto al collo. Supponi che i pesci non abbocchino. Ma che hai preso? Un pesce spada? Non so che cosa era un pesce. Hai raccolto un marlin blu e te lo sei messo in tasca, what? Pesce vela.
Cos'è successo? Non mi buca le tasche. Fai conto, Gadget si è proprio infilato un pesce spada di 3 metri in tasca. Oh, no, vedete che Gadget c'ha la borsa. Stavo lanciando la lenza e invece ho lanciato la mia dannata fede. A quanto pare le mie dita non sono più grasse come prima. Ifan, gli piaceva il pesce vela, ha aperto le chiappe e l'ha preso. Ci siamo. Allora, aggrotta la fronte. Ma che figo, come funziona, è bellissima. Solo un dannato anello, vabbè, mi dispiace, su, rimediamo st'anello a sto cretino. Cioè, questa praticamente è un'anteprima live di allowing.youtube.com. Esatto. Ma tra l'altro, a proposito di allowing.com, eccetera, eccetera, ma ve l'ho detto, infatti l'altro giorno ero molto contento. Stavo guardando se c'era qualche review di Pathfinder. Di Pathfinder. E ho trovato un gameplay, un let's play di Pathfinder di Falconero, mi pare che si chiami. Aspetta che adesso ve lo dico per sicurezza. Pathfinder Kingmaker Ida. Sì, Falconero. E per curiosità ho scrollato e ho visto che nei commenti c'era un ragazzo che guarda il mio canale, che gli ha scritto proprio nei commenti, ha detto: oh, comunque c'è Ala che l'ha finito qua, insomma, dice, ha fatto un let's play di praticamente tutto il gioco, quindi se vuoi andartelo a vedere, veditelo lì, perché c'è praticamente, lì trovi tutto, capito? E ero molto molto contento della faccenda. Ero molto molto contento della faccenda, bravi regà, volemose bene. E per l'appunto il commento l'ha scritto Pietro. Grazie Pietro. Grande Pietro. Allora, vediamo un po', non sto scherzando. Li ho spillati a un elfo ubriaco alla taverna qualche anno fa. Però mia moglie sarà furiosa. Ok, chiedigli perché non entra semplicemente lì dentro a prendere l'anello. Ma seeing as the ring has a bit of sauce to it, like as not, going in there will attract void woken. Ah, ecco perché succedeva un pasticcio. Ok, vabbè. Che vuol dire sta cosa? Andrai a prenderti l'anello da solo? What? Vuol dire che lo stiamo andando a prendere io? No, se lo stai mandando a prendere, no, l'anello. Ho capito. Però dovrebbe essere digli che si vada a prendersi l'anello da solo. Qua dice digli che andrai a prenderti l'anello da solo. Mi sembra che è tradotto male, ma che intendiamo che siamo noi che lo andiamo a prendere. Non credo. E non c'è nessun'altra opzione che dice che ci andiamo noi. Secondo me si sono sbagliati a mettere virgolette. Devono mettere virgolette. Secondo me questo vuol dire che lo andiamo a prendere noi. Vediamo. Vedi, bam. Sapevo che eravate ambidestri, ma come ti permetti? Sono una lucertola, mica sono storpio. Chi è che c'ha più? Stupagliass. Ah, dici più perception che trova l'anello? Boh, mi sa che non ce l'ha nessuno stavolta qua. Non vedo niente. Aiuto. Eccolo qua. Fermo lì, fermo lì. Lo pre è mio. Void Walker. Madonna. Mi è arrivato accanto. Non ho evocato l'arco. Ma sì, ma sì, guardo Orgom. Quanto ti costa tra l'altro evocare l'arco? Uno. Vabbè, uno. Bu. Bu. Gli hai fatto dei danni viola? Ah, quindi elettrici. Okay. Counter spell. Questo mi dà una manata. Invece no. Allora, questi sono roba acqua elettrica, mi sa. Vogliamo cercare di dare fuoco a tutto? O anche congelare, sì. Che ne pensi? Vuoi tu? Non so, quello che puoi piazzare. Sicuramente con l'acqua gli facciamo meno danno. Allora facciamo una cosetta così. A dire in bombettone? Ci può stare. Ah, gli vai de olio.
Intrigante come scelta. Io sì, quel... non so allora se io i totem li metto fuoco sull'olio qua. E lo sgancio pure. Maledetto. Che rumori fanno? ma li sentite pure voi su Discord? Sì, certo. Wow! Quindi lo stream fa uno stream a tutti gli effetti. Bombissimo. Ah, sì, è uno stream. Una bomba sta cosa. Però per esempio l'audio tuo e di Sugo non li sentiamo doppi, sentiamo solo quello da Discord. Ok, vabbè, quindi sentite giustamente. Vabbè, perché quello lo ce l'ho. What? Ce l'ho solo io sulla registrazione. Ah no, è fantastico. Perché il servizio streaming è bellissimo. Vai, game to man. Ui, ecco. Ho tirato il pallettino sui piedi, tipo. Io ti la metterei così, tipo, per una semplice donazione di 20 euro possono fare una sessione di gioco privata con Halloween a... Esatto. A Fitland. E a fine partita foto dei piedi a tutti. Giocherà a Fitland. Allora, Ifan ha preso schiaffetti, eh. Mannaia. Ma l'hai visto, sì? Anzi, l'avete visto tutti che sono riuscito a non curare Ifan di tipo un centimetro. Sì, sì. Ma tranquillo, Ifan si cura da solo. No, vabbè, t'ho fullato, dai. Beh, ammazza, mo ci abbiamo il nano che è un curatore, è una powerhouse di cure infinita. Ti è 90, allegri. La paura. Dai. Yeah. Sì, comunque evitiamo di usare pioggia e cose, perché sennò questi ci iniziano a stordire a tutti, fanno un delirio. Croc. Onesto. Dei danni messi lì. Dove sei? Oh, ok, ecco. Sono... mi sa che l'ho misso con questo colpo. Ma chi, il babbuino del vuoto? Invece gli ha ridato sto 118. E gli abbiamo quasi levato l'armatura magica. What? Addio principe. Excuse me, 310 e 337 e è 300 arrivederci pure. Arrivederci. Arrivo d'orci. Mi ha dato tre botte ma ha sconocchiato tutto. Oh. Mi ha dato tre pizze, niente male, ragazzi. Rock. Rock. Chiavoraccio, Ifan ha preso Ifan una serie di pizze. Poi ho scritto maledetto fallito sopra. Ora a te. Facciamo un bel viaggetto. Buono. Solo un turno però. Pensando cosa tirarmi. Questo è contrastato da armatura fisica. Tiro una zeppola. 4 turni, attenzione. Croc. Beh, tu lì stavi safe, non ti avevano fatto niente ancora, per cui una certa una botta te l'avranno dovuto da. Croc. Vabbè. Me. Sai che dobbiamo comprare le scroll di Res? Ok. Perché praticamente non ne abbiamo più. Aio! Maledetto. Sta crocca l'hanno dato. Ti pareva? Oh, l'ho rezzato un centimetro più indietro di quello che mi serviva a me. Te bozza d'angorpo. Flop.
almeno mi do una curatina. Speriamo non mi menino e non mi uccidano. Prossimo turno. Oh, ma comunque c'hai sta skill tua, quella della, della cura self del, dell'arciere, che è tipo straforte. Oppa là. Che fai come i vecchi quando salgono sull'autobus? Oppa là. Via. Ci stanno i meme, mi fanno ammazzare da ride, porco due. Che poi non è vero che lo fanno i vecchi, lo fai già verso i 25 e inizi a fare oppala. È finita. Molti sull'autobus. Oppala. Fine. E la vacca di oppala si è finita. Pensa sì. Che stai nei, hai, o anche Oissa, Esatto. Oissa pure, minchia, quando esci dalla macchina. Un colpo. Quando ti alzi dal divano. Esatto. Non c'è più armatura. C'è più niente quello. Questo lo scrocchiamo, il risvegliato da il vuoto de abisso. Cosa? Scusa. Risvegliato da il vuoto di abisso. Ah, beh. Cala. Giustamente. Chi la tira da te una botta. No. Questi fanno pochi danni. Sai che sto fight qui io mi ricordo l'avevamo fatto che eravamo, mi sa, uno o due livelli più bassi e prendevamo degli schiaffi. Ma tipo incredibili. Senti, sto coso pericoloso bisogna un attimo fargli qualcosa perché sennò... Se ce la fai... Ci uccide. Dovrei poterlo pietrificare in teoria. Armatura magica. Occhio. No, io ho proprio fallito il piede. Allora. Posso fare il ciclone? Lo ciclono per due turni e prendiamo un po' di tempo. Sì, ciclonalo. Vai. Ciclone è entrato. Poi volevo curare il principe, ma è proprio un pelino più in là che non lo posso curare, come è giusto che sia. Vado da questa parte. Aiù. Mi sa che mi dovrò tirare una pozza io. Pozza? O magari anche no, non lo so. Non lo so, c'è dell'indecisione in me. Oh madre, aspetta un po', io devo ricastare questa. La palla è che quando muori devi ricastare l'arma illusoria ogni volta. Sì, quello è. Dopo mi devo tirare pure Mage Armor. Scosso. Un altro turno per risvegliato, Sì. Poi ciccia poppa quello, dobbiamo allontanarci almeno noi altri, tu Ifan stai lì. Io me ne vado. Frostbitted. Oh. Questo è dimenticato, no? Che si è avvicinato. È rimasto lontanissimo appena vita. No, ho tirato l'acqua. Ma che m'ha stunnato? No, m'ha stunnato e m'ha decomposto. Non ti preoccupè. Sono decomposto e stunnato, maledizione. Pensa Gaggillo a salvarsi. Sto putridone. Ah, benedicci tutto. Benedicci. Però io sono comunque decomposto e stunnato. Mi sa che c'ho qualcosa col nano io, se non sbaglio. No, mi sa di no. Non ho una spell che fa il caso. Silence! Ammutolito.
Un schiaffetto così. Ah, bene. Ok. È incredibile l'aggro che c'hai a sto giro. Comunque ti vogliono mega ultra morto. Guarda lì. Aia. Ma perché menano solo te? Non capisco. Come incattividissima. C'hai qualche pezzo di armatura speciale che attira la gente? No, non credo, però palle. Aia. Nano. Tira qualcosa lì in mezzo perché siamo... Vabbè, Ala non può curarsi, gli fai male se gli metti la cura, di credo. Il principe sì, lui si può fare una meglia. Scusa, io con questa merda di spell dovrei in teoria dare armatura ai miei alleati. Se viene castato su un alleato questa spell da 53 di armatura fisica for a short time, perché non me l'ha data? Da Fruscibus, non moro. Mamma, ristunnato un'altra volta. Che vita del il merda. Nano. Il nano. No, vabbè, ma arriva il mio turno prima che mi uccidano col nano, vai tranquillo. Lo salvo io il nano. Poi tiro una bella cura qui, eh. Sto croc. No. Hai risputridificato tutto. Fuck. Hai risputridificato. Guarda, madonna, come clippano a morte sti vermoni, che schifo. La sputridificazione. Non vi fate mettere il decomposto, please. Che voglio curarvi. Decomponiamoci. Decomponiamoci alle grotti tutti quanti. Sbish. No, vabbè, tanto c'hanno un... Oddio. Aia. Non lo so, Okay. Wow. Ok. Bene. Perfezione, okay. Perfezione. Vabbè. Perfetto, perfetto. Oh, vai. Tanto preoccupo. Allora, mo... Io non è che mi posso muovere proprio tanto. Devo fare tipo un passetto. Uno così. Bello. Bestia. Mi è costato carissimo sto passetto. Ma non l'avevo mica visto. Io lo sapevo. Mortacci tua. Non so se salvare la tua vita. Ma sì, va. Ifan è più importante, vai. Doppia cura per Ifan. Il nano vive. Tocca a me? Sì. Vena quel coso del voto, cacci. Vena quel coso del voto. No, non lo so, meno quello che te pare. Però se leviamo quell'affare c'ha 300 HP alla fine. 200 HP, facile.